Eccomi e benvenuti qua per un video importantissimo. Qui oggi vi spiegherò un trucco che vi salverà la vita in ogni occasione. È veramente il trucchetto che utilizzo sempre e con questo trucco riuscirete a capire quante maglie devo montare, quanti ferri devo fare, aumentare le taglie di un lavoro, fare qualsiasi cosa volete fare. È veramente una formula magica. Io sono Sofia. Sono Sofia Vettore, lavoro a maglia fin da quando ero bambina, la mia più grande passione in assoluto, e insegno anche a lavorare a maglia da più di 20 anni. E questa formula magica salva la vita a tutti. Siamo pronti? E allora non fermi tutto. Vi siete iscritti al canale? 5, 4, 3, 2, 1 e un bel like. Vai, vi aspetto. Dunque, facciamo conto che io voglio fare una coperta che è larga 120 cm per 90 cm. E la mia coperta la voglio fare così. E ho fatto un campioncino di filato, col filato che voglio usare per la coperta, con i ferri che voglio usare per la coperta, con il motivo che voglio usare per la coperta. Quindi io ho questo campioncino. Come faccio adesso a sapere quante maglie devo montare per fare la mia coperta? Eccomi qua. Io avevo fatto il campioncino e avevo lavorato 26 maglie, quindi 26 M, e ho lavorato 26 ferri, 26 ferri. Io voglio fare la mia coperta 120 cm per 90 cm e mi sono fatta il mio campione, quindi ci scrivo qui campione. Ora veramente non importa quante maglie fate per il campione, potete farne 10, potete lavorare 5 ferri, 20 ferri, 40 ferri, 10 ferri, 10 ferri per 10 maglie, come volete. La cosa non cambia, questa formula magica funziona sempre. Io prendo il mio metrino e misuro quanto è alto il mio campione ed è 11 cm. Quindi 26 ferri uguale 11 cm. Ok, 26 maglie invece, quindi 13 centimetri. Perfetto, 26 maglie uguale 13 centimetri. Il numero delle maglie del mio lavoro, in questo caso la coperta, mi determinerà quanto la coperta sarà larga, ok? Mentre il numero dei ferri mi determinerà quanto la coperta sarà alta, giusto? Ok, e le maglie larga. Io voglio fare la mia coperta di 120 centimetri, quindi io devo sapere quante maglie devo montare, giusto? Come faccio? E faccio così. Attenzione, questa è la formula magica. Ci scrivo formula magica della maglia. Maglia. Perfetto. Io faccio 26 maglie. Ora Bibi ha visto il camion della spazzatura e lei non si regge più. Scriverò 26 maglie sta, e faccio due puntini, a 13 centimetri, come, segno un uguale, 26 maglie, io non so quante maglie devo montare qui, d'accordo? Quindi metterò X, che è la misura che devo trovare, sta a 120 centimetri. 120 centimetri, perché 120 lo so. Quindi praticamente io devo scrivere è il numero delle maglie, ok? Il secondo numero sono i centimetri. Dopodiché devo mettere il numero delle maglie, che io non so ancora, perché è quello che devo trovare, con il numero dei centimetri, d'accordo? Segniamo. Maglie, maglie, ok? Centimetri. Centimetri. Quello che devo fare adesso è un'operazione e io devo moltiplicare i numeri più lontani, ok? Quindi devo moltiplicare questo con questo e faccio per. Quindi devo fare 120 per 26 e fa, uso la calcolatrice, 120 per 26 e fa 3120. E lo segno qua, 3120, dopodiché questo numero che ho fatto lo devo dividere per il numero rimasto,
quindi 3120 diviso 13. Facciamolo, diviso 13 uguale 240. Quindi praticamente io, per avere la mia coperta larga 120 centimetri, devo avviare 140 maglie, perché facendo questa operazione ho trovato la X, e la X era esattamente il numero di maglie che volevo trovare. E l'operazione è tutta qui. Io devo per esempio sapere adesso quanti ferri dovrò fare 90 centimetri, e vado a prendere del mio campioncino la parte dei ferri. Il mio campione mi diceva che 26 ferri erano 11 centimetri e io devo fare 90 centimetri, e quindi metto di qua e faccio uguale. 26 sta a 11, come X, perché io non so quanti ferri devo fare, sta a 90. E qui abbiamo i ferri, qui abbiamo i centimetri, qui abbiamo i ferri che devo sapere, e qui abbiamo i centimetri. Adesso io devo moltiplicare quelli più lontani e dividerlo per quello che rimane. Quindi 26 per 90, vediamo quanto fa. Allora, 26 per 90 e fa 2340. E adesso lo devo dividere per 11, il numero che mi è rimasto. E quanto fa? Diviso 11 uguale 212,7, quindi 212 ferri. Quindi per fare la mia coperta con questo motivo, con questo tipo di ferro che ho usato per il mio campione, e per fare la coperta che sia come io la voglio fare, 120 cm per 90, io dovrò avviare 240 maglie, 240 maglie, e lavorare per 212 ferri. Ed è tutto qui. E allora, con questa piccola formula magica, non ci sbaglieremo più. Funziona veramente per qualsiasi cosa. Per esempio, io ho un golf per una taglia 6 mesi e voglio fare la taglia 10 mesi. Devo vedere quanti centimetri in più è grande il golfino 10 mesi di quello 6 mesi e faccio la proporzione. E con questo sistema si riesce veramente ad adattare qualsiasi misura a qualsiasi lavoro vogliamo fare. Vi prego, fatemi sapere se vi torna, o se no lo rispiego un'altra volta, magari cercando di spiegarmi un pochino meglio, ma dovete fare delle prove. Va bene? Fatemi sapere se questo sistema vi piace, e veramente per me è la formula magica della maglia. Dalla vostra Sofia è tutto. Ciao, a presto!